E dopo questo saluto emozionante mi presento, io sono Pruitz. Benvenuti in una nuova parte di Miasmata. Che belli i nostri saluti, Bruce. I migliori, cavolo. Migliori di tutta l'eternità di YouTube. Sai che YouTube esiste nello spazio, ma anche nel tempo? Già, tu lo sai che la quarta dimensione è il tempo? E se ti faccio una dimensione di quarta dimensione, dico che la quarta dimensione. Ma lo sai che alla fine la dimensione del tempo equivale alla dimensione dello spazio? No, hanno detto che la dimensione dello spazio in realtà è è il molto più tempo? figa. È il tempo. La dimensione Non dello è... spazio è il tempo, Proiz. Ma lo spazio è troppo figo per essere il tempo. Quindi si è offeso, ha detto no, io sto da solo. E il tempo ha fatto la quarta Ma dimensione. comunque devono stare insieme spazio e tempo, altrimenti non viviamo. Altrimenti la bestia di Miasmata si quadruplica. Grazie, Proiz, questo è molto incoraggiante. Vabbè, comunque Allora, oggi siamo. noi non mi ricordo, mi pare che siamo finiti qui sopra. Sì, mi pare di sì. Abbiamo fatto un bel po' di strada all'ultimo episodio. Esatto, Ok, andiamo a ci siamo. cercare l'altra pianta che ci manca per. Sì, adesso devo riprendermi un attimo perché non è da tanto che non ci gioco, quindi. Boh. Intanto, Pruiz, poi possiamo esaminare l'argomento di oggi? Oggi L'argomento parliamo. di oggi riguarderà l'ambientazione dei videogiochi. Che cazzo? Che diamine era quel tizio? Non lo so, paparazzi, boh. Di aver visto qualcosa di molto brutto. La bestia. Secondo me ci ha visti in faccia. Cosa? Allora, quindi ambientazioni nei giochi. Sì, inizieremo parlando appunto di Miasmata, anche perché mi sembra giusto. Parliamo di come le ambientazioni colpiscono, diciamo, i giocatori in base a, appunto dove vengono strutturate. Io parlo da, come dico in altri episodi, da appassionato di giochi in stile GTA, ovvero il free roaming, quindi a me l'ambientazione interessa moltissimo. Sì, assolutamente. Per fare un esempio, a me piace di più GTA, nonostante sia brutti, cioè il confronto a San Andreas sia bruttissimo, a me piace più Just Cause 2. Sì, ma Perché. no, adesso sto vedendo le ambientazioni su Just Cause 2, sono fantastiche. Non so come Esatto. facciano a farle così leggere, però se tu guardi da una parte all'altra della mappa non laghi, cioè è una roba fantastica. Esatto. Esatto. E GTA 5 sarà così più o meno come livello di dettaglio, anche meglio. Sì, no, ma la mappa di Just Cause 2 è veramente molto grande. E penso che quella di GTA 5 sarà quasi doppio. Per dirti cosa E cavolo dopo stanno questa combinando. grande cazzata di. No, è Lo vero. so, lo so. No, beh, adesso non sarebbe. Forse è meglio non esagerare, magari che ne so. Beh, comunque fai almeno metà mappa di Just Cause in più, quella di GTA 5. Comunque adesso non parliamo di grandezza, noi stiamo parlando di ambientazione. Allora, abbiamo iniziato questo Non discorso parliamo giustamente. di grandi. Ok, sì. Allora, intanto salutiamo la solita statua di Miasmata. Oh, c'è Stavo una dicendo che tenda adesso. l'ambientazione deve colpire il giocatore comunque, perché io in base a dove mi trovo in un videogioco mi colpisce o meno il gameplay. Ad esempio, se io mi Cioè, trovo Pruiz ha appena con una. detto l'ambientazione, adesso passi al gameplay. No, è un elemento del gameplay. Comunque, che tipo, se io sto giocando e magari ad esempio il gioco è ambientato in zone tropicali, io mi diverto di più perché mi piacciono appunto quelle zone. Un esempio, io odio Crysis 2 perché è ambientato in ambienti chiusi tipo New York, così, mentre adoro un casino Crysis 1 perché è ambientato in un'isola aperta e l'ambientazione mi piace di più. Secondo me l'ambientazione deve avere quel fattore che proprio ti deve colpire ad occhio, no? Fattore Come X, Y, anche le. Z. Esatto, come anche appunto, non so, Half-Life con la sua ambientazione fantascientifica, oppure anche Portal. Cioè, deve avere quelle. Non dico di avere un livello di taglio alto, ma deve avere quel dettaglio maniacale che ti fa dire: questo è proprio una cosa originale, l'ambientazione originale, e ti deve far piacere il luogo dove sei. Perché se prendo l'esempio di. Aspetta, Tomb Raider 6, ok. Tomb Raider 6 è ambientato un po' in città. Poco nelle zone fuori, cioè tipo non so, giungla, anzi non ce ne sono proprio, ci sono solo tombe e città. E a me piacciono molto i livelli dove sono ambientati magari in posti che magari sono tipo diroccati, perché a me piacciono i posti così diroccati di videogiochi dove, Ma sai,
Tipo, per esempio, mi piacciono un casino i livelli di Lara, i primi, quelli dove è tipo nel ghetto, così che ci sono i posti un po' malandati. Oppure quelli di Curtis, che è in un sanatorio abbandonato, anche se qua. Ma per farti un esempio stupido su quello che influisce, mi diverto di più lì dentro, perché magari oltre a giocare passo anche del tempo a guardare l'abitazione che mi circonda. E poi per non parlare delle abitazioni panoramiche stile miasmata, che Sì, appunto ma lì. Bruce, il problema di Miasmata è che ci avrà. Oddio, sono rimbalzato su una roccia. Ci avrà le Dove? ambientazioni ultra mega belle, però scusa, sono praticamente inutili se c'è una bestia che continua a inseguirti e non ti lascia neanche il tempo di guardarle. Magari alla. No, non spoilerò niente. Perché torna indietro il personaggio? No, ha voglia di andare ad approcciare la bestia, ecco perché. Tch. Dopo che l'hai nominata. Ma comunque non è che ti insegue sempre, secondo me compare solo in determinati Ma momenti. l'ultima volta siamo morti, quindi credo che non ci seguirà per un bel po' di tempo. Sta maledetta bestia. Sì. No, comunque, l'ambientazione dei giochi, ora che mi ci fai pensare, le ambientazioni di Crash erano più o meno molto belle. Anche lì. Forse è per questo che mi piace di meno Crash 1, perché c'è sempre la stessa ambientazione. Mentre Crash 2 e Crash 3 hanno veramente. Esatto, a me Uno piace anche il gioco più. è più sviluppato nello spazio, ovvero Crash 2. Mentre Crash 3 per il tempo più o meno, perché sai c'è la macchina del tempo e quindi si gira un po' di più Sì, sulle beh, sono belli anche varie quei giochi dove l'ambientazione magari varia un po', appunto come Just Cause 2, che possiamo trovare il deserto, il aree. tropicale, le montagne con la neve fino alla città. È bello anche i giochi dove puoi trovare l'ambientazione è un fattore importante, da non solo sottovalutare. Che molti sai dicono, vabbè, che me ne frega, ma intanto a me basta che sparo, uccido, sparo. Sì, questa è Invece a una me ogni gran tanto video. cagata. A me invece i videogiochi mi piace anche proprio fermarmi e dire un momento, oh, guarda, nonostante siamo in una realtà virtuale, guarda che bel panorama che c'è. Io lo faccio spesso, Sì, soprattutto in Just ok. Non so per quale motivo abbiamo cambiato isola. Siamo finiti in un'altra isola. Cause 2. Ah, wow. E siamo ancora alla ricerca di un cos'è che è La pianta. l'agente Y, sì. No, abbiamo appena fatto l'agente X. Ora andiamo un po' in giro a cercare l'agente. Boh, non so qual è l'agente. Un agente a caso, agente Y, se 007, non so. James Bond, il mio nome è James Bond. Adesso di che spunta da un cespuglio ti ammazzo. Tada! LOL. Questo non ha senso assurdo. Oh, siamo se voglio vedere se qui arriva la bestia. Comunque, Proviz, mi ricorda un achievement questo di Just Cause 2, che ho appena fatto. Io fanatico degli achievement, mi tocca fare tutti gli achievement. Va nel punto più alto di Just Cause 2. Ci sono andato subito. E c'è lo stesso achievement anche qui. In pratica ci chiede di andare. Eccolo qua. Crazy Climber, ce l'ha appena dato l'achievement. Ovvero se sei salito sulla montagna più Sono alta, salito sulla ok? montagna più alta di. Cioè, questa sarebbe una montagna? Mi mettono in discussione tutto quello che dicevo su Just Cause 2, che le montagne sono veramente alte. Lascia stare, Pruitz, non offendere Miasmata. Loro hanno fatto quello che potevano. Lo Questa è una collina, non una montagna. so. Oddio, mi sono sentito. Lo so. Lo sai, però hai detto montagna. Oh, che bello, lì vedo una zona rosa. Cos'è? Una zona rosa, Pruitz. No, Bestia. lascia stare. Oh merda, stia. Adesso dobbiamo scendere da questa collina. Sai perché hanno fatto. Non hanno sviluppato molto l'altezza? Perché se qui cadi da una bella altezza, fai una brutta fine. Su Just Cause 2, se cadi da una bella altezza, c'è sempre il paracadute che ti salva il culo. Lo so, però sai cosa? Potevano farti più sentieri, non A so proposito, che. ti devo chiedere, non c'è un modo per guidare meglio il personaggio quando è in caduta libera? Perché si schianta ogni volta a terra, in qualsiasi direzione tu vada. Cioè, E quello va. tende a farlo di default, cioè, Ah, ok. appunto, essendo un Oh collinino. merda, schiantiamoci sull'alboing. Ok. Oh. Salvataggio. Proprio ho usato un airbag. No, un legno bag. Un legno bag per. Un legno bag, esatto, per la caduta. No, evitare appunto vedere comunque, una riprendiamo il rovinosa. nostro. Riprendiamo il nostro discorso, Pruitz. Perché. Piuttosto interessante. L'atmosfera di un gioco. Che in pratica dice che deve L'atmosfera è. saper. Quando mi sono ammalato? Ah, sono disidratato, ok. Bevi. Sì, che deve saper immergere il giocatore in pratica nel gioco, queste cose qua.
Ma sai, oltre alla no, alla grafica, sì, all'ambientazione, si intende anche il suono. Quindi devono Ovvio, essere. ecco, io diciamo che la mia classifica è così: prima di tutto gameplay, poi ambientazione, poi suono e poi tutto il resto. Grafica per ultimo. Adesso non diamo così poca importanza alla grafica soltanto perché è il fattore che ha rovinato la maggior parte dei giochi. La grafica comunque Vabbè, vale, comunque vale. vale, ma non tanto come dicono molti. Sì, lo so, lo Non è di so. certo fra i primi fattori che uno guarda. Non è Certo, tra i primi ovviamente. fattori, ma non è neanche uno tra gli ultimi, scusa. Facciamo così, l'ultimo che uno guarda è il menu delle opzioni. Mettiamo la grafica Ecco, Killing prima. Floor ultimo in questo campo. Ma veramente quello più che era il menu più spartano era coso. Cosa? Aspetta. Non mi ricordo come si chiama. Era un gioco che Big tipo aveva Rigs. proprio. Aveva proprio aveva quasi tipo i codici nel menu, non aveva neanche un menu vero. Ma tutto tipo tutto settabile, un casino. Adesso non mi ricordo che gioco era. Ah, Era abbastanza. quello lì, come si chiama? Quello lì da quel gioco che controllava le menti. Polybius, là, mi pare. C'era No. 30.000 opzioni, no? No, peggio di Polybius. Peggio. Adesso non mi ricordo. Il sonoro comunque anche lì è una cosa molto importante in Sì, videogioco. sonoro, Ad sì. esempio, io da appassionato di colonne sonore mi scarico sempre sia di videogiochi, di film che anche Sì, di ma veramente colonne sonore dei giochi, dei film, sono. sì, se proprio poi sono azzeccate Sì, sì. ti fanno rivivere bene il momento. Sì, Tipo, a me molto piace. bene. Ah, ok. Tipo Allora, Miasmata c'ha una gran buona colonna sonora. non la È fatta da sento. due persone, anche quella. Non Aspetta, l'hai mai vedo. sentita? In No, nei tuoi video sì. pratica è una serie di musichette così, ogni volta che trovi una Ma a me casa. piace. Adesso che oggi ho provato Orc Must Die 2 con un amico. E mentre c'era l'amico. Devo dire che la colonna sonora è davvero ma non divertente, ma è bella perché mischia un po' il rock con le musiche, diciamo, un po' quelle stile medievali, no? Presente? No, ma io non so come faccia certa gente. Ah, la prima cosa che fa appena entra in un gioco, si setta i tasti e poi va su audio, azzera tutto. No, l'audio è importante. A volte purtroppo sono costretto a zerarlo, più che altro perché ho sulle cuffie, magari mi Sì, dà un. in questo caso Ma non è che sì, lo vabbè. zero, lo abbasso, cioè non. Infatti, ma no, ma a parte che, cioè, non so se ti ricordi nelle vecchie cose, come si chiamano? Nei vecchi Boy. no, Game Boy, nella PlayStation 1 c'erano, nelle vecchie televisioni c'erano i cavi, quella audio video, la giallo, rosso e bianco, La giusto? SCART. Sì, la famosa Vabbè, SCART. SCART è ancora più vecchia, però dico quelli Sì, rosso, sì, quelli lì. che la gente Cioè, poi. c'era il giallo che era il video, e poi c'era il bianco e il rosso che era audio. Cioè, sono tre cavi e tutti e tre hanno la stessa importanza, più o meno. Sì, Cioè, mi viene in mente quello. non puoi togliermi l'audio e guardare soltanto il video. Sarebbe come togliere il video e guardare solo l'audio, scusa. Esatto, non ha senso. Non avrebbe senso, a parte che sì, vabbè, puoi giocare soltanto col video, ma non puoi giocare soltanto con l'audio, ma questo non vuol dire che è meglio avere soltanto video e Un invece. po' di sonoro non nuoce mai, Sì. perché tende ancora di più a immergerti dentro videogioco, punto. Perché una buona ambientazione con un buon sonoro è la miglior cosa per proprio immergerti nel videogioco. Anche Just Cause 2 è una buona colonna sonora, Non soprattutto quando l'avevo sei in. mai. Eh sì, ho notato quando ti hanno trovato i poliziotti là, quelle. Sì, i momenti di azione sono belli, ma anche quando sei in giro ogni tanto ci sono quelle musiche un pochino rilassanti che Sì, senti. durante. Sì, mentre il paracaduto giù da, che ne so, Sì, 30.000 oppure quando metri. arriva l'elicottero. Hai mai provato a usare il trasporto elicottero? Che c'è quella musichina lì un Sì, sì, po' sì, sì, pesante. sì, sì. Sì, beh, l'importante è. Sì, avere un po' di tutto, che sia tutto buono, non soltanto grafica. Tipo, Esatto, parlando perché. di colonne sonore, a proposito, un gioco che veramente mi ha fatto piangere, Battlefield 4, dannazione. Lol. Visto che siamo in tema di grafica, mi tiri fuori proprio l'argomento. No, No, scherzo. no, ma grafica e audio, dannazione, cosa mi ha fatto Battlefield No, vedi, 4? allora devo dire che come audio Battlefield è davvero bello. Sì, come audio, E sì, poi le ok. musiche sì. Anche le. Sono.
Il 4. Il 4, ok, la musica del è presente, cioè sai che ormai da Battlefield 3 è apparsa la moda quella lì dell'omino che viene avanti con la musica. Vabbè. La musica quella lì che ormai ci hanno fatto trailer su trailer di quella musica là. Sì, veramente, l'hanno copiato tutti. Sì, tutti quanti. È diventata, non so, top dei trailer, tutto quanto. E adesso me la cambiano e mettono... Hai sentito quella nuova? Quella che ha sostituito quella epica? Non me la ricordo, non me la ricordo. Cioè, sembra un elefante che non so... Che cazzo di paragone, un elefante? No, è un elefante... Cioè, non lo so cos'è, è una sirena unita a un elefante... Oh merda, sono le 11. Io farò sicuramente devo andare. Non avevo mai notato, ma è appena cascato un tuono. Andiamo via. Devo trovare casa. E comunque dicevo, mi ha deluso sta cosa. Perché pensavo tenessero quella. Dopo tutto il successo che ha fatto, pensavo tenessero. Perché si è zittito? Oh cazzo. Non mi dire che. Isaac. Sì, purtroppo. La colonna sonora di Battlefield mi odia. È spuntata una faccia dall'erba all'improvviso. Eccola qui, è tornata. Stavamo parlando di colonne sonore ed ecco che arriva con tre peti la bestia. No. Oh, però è arrivato un tuono, non so cosa sia successo. O forse era soltanto il verso della cosa. No, comunque, dicevo... Adesso Isaac ingaggerà un altro scontro lunghissimo contro la bestia. Isaac, però io adesso dovrei andare. Ti dispiace di finire la parte da solo? Mi perdono. Finiamo il nostro discorso. Non puoi aspettare, che ne so, 2 minuti che mi libero di sta cosa in qualsiasi modo, non so, morendo. Va bene, dai. Aspetto che finisci almeno il confronto. Così commento in diretta, anche se vedo un po' scattino, però fa niente. Mi do ai meglio mai... delle altre volte, boh. No, uguale l'altra volta. Ecco. A immagini vedo, quindi. Ecco, oh merda, oh merda, oh merda, oh merda. Andiamo via. I tuoi sconti me li sono rivisti tutti su YouTube. Ok. Gran belli scontri, no? Fantastici. La parte migliore è quando lanci il bastone. Grande Giove. Cosa c'è? Ho uno scoiattolo. Non c'è un modo per un bastone? Sta diamine di micio con i buff e tutto il resto. Sembra gatto silvestre. Gatto silvestre è nero, questo è verde, Cruiz. Ma io con quel cazzo di lac che ho i pixel vedo tutto pizzeloso nero adesso. Ogni tanto lo vedo tutto giallo, non si capisce. Ok, io lo tengo lontano con questo bastoncino bello bello, mentre indietreggio. Stupidi legni. Dai, stai lontano, stai lontano. Ora è il tuo momento, lancialo in faccia. E mi guarda. Non so... Non ho capito come farla fuori. Cioè, una volta l'ho anche... Isa, ci vuole una pallina. Una pallina? Un gomito? Con la pallina eri a posto. O un gomitolo anche. Un gomitolo. Ma cos'è sta bestia? Veramente un gatto? Questo fungo qua sai cosa sembra? Presente quei i vecchi tipo i giradischi che avevano tipo gli autoparlanti? Quelli là un po' stile vecchio, no? Gli anni 50. Sembrano gli autoparlanti quelli lì, sti funghi. Tipo se te lo metti sulla bocca e inizi a parlare fa da megafono. Ah sì, è vero, quelli di Bioshock. Comincia a fare. Attenzione, indietreggiare prego, non avvicinarti, ripeto, non avvicinarti. Oh, comunque siamo vicini alla casa, Pruitz. Se indietreggia ancora un po' forse riusciamo a scappargli. Ok, ma se tipo vai in casa c'è ancora la bestia, lei viene in casa? No, è un punto che non può toccare la bestia la casa. Oh... Perfetto. Il problema è che non c'è. Il problema è che dobbiamo ancora trovare un pezzo della gente. Abbiamo trovato sto fungo di schifo. Ok, stiamo attaccando l'acqua. Saremo più fortunati nella prossima parte. Sì. Ah, è un laghetto. Tanto salvati la pelle, che sarebbe già una cosa buona. Cosa buona e giusta.
Dov'è la casa? Io non la vedo la casa. Stiamo andando indietro. Eccola lì, è dietro l'angolo. Dai, dai, andiamo, andiamo. Comunque, parlando di sonoro, questa bestia c'ha un ruggito che sembra tanto quello di una tigre. Oh, dimmi. Sto qua a parlare con la bestia. No, non so, bravo, era mio padre. Perfetto. Adesso dovrei andare. Oh, cazzo, è tardi. Lo so, è tardissimo. Adesso vado anch'io. Appena finisco sta... ti lancio il fungo se vuoi. Mangia il fungo, magari, che ne so, muori perché sei allergica ai funghi. Magari... Oh, ecco, ci siamo, questa è casa. Oh. Se sta andando via, guarda come corre. Va, scappa, il Team Rocket riparte alla velocità della luce. No. Ciao. Dai, io devo scappare. Sì, sì. Ragazzi, scusate se vi saluto in anticipo. Come al solito, grazie per aver visto questa parte. Io vado, ciao. Ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima. Ciao.